tagliera si d'argento, dalle serre si alza piano piano, sembra sola che nasce la domanda, tanto la luce dea è risplendente, onde lungo le coste e il mondo chiaro, la salute bella che l'inchina, chi vi parla è Nicoletta Pietravalle, sono autrice di centinaia di articoli e di 7 libri dedicati al Molise. Ho impiegato con gioia e convinzione quasi 25 anni della mia vita prevalentemente a indagare e a difendere qualità e caratteristiche del Molise. Desideravo infatti contribuire all'approfondimento complessivo della storia di questa regione che mi è cara anche per ascendenza familiare. Desideravo evitare che certi segni importanti venissero cancellati. Per proporre bisogna conoscere, per conoscere bisogna amare, studiare, attivarsi, operare e all'occorrenza persino tirar fuori le unghie. Io l'ho fatto con qualche risultato e sono qui a raccontarvi qualcosa di interessante e di inedito. La mostra cartolina che vai dalle case antiche del Molise, testimonianze di vita e di lavoro, è stata da me ideata e poi allestita a Roma in un prestigioso palazzo cinquecentesco dove è rimasta per circa un mese, tra aprile e maggio 1999. Ha significato in questo mio personale percorso un modo nuovo di presentare il Molise, non più solo mediante parole, concetti, foto illustrative, frutto di alcuni tipi di ricerca, ma anche e finalmente con oggetti reali e concreti di svariata natura, scelti a campione di alcuni aspetti della civiltà e del lavoro esistiti nel Molise. Grazie alla collaborazione dei soci della sezione Molise dell'Associazione di Mura Storiche Italiane che ho fondato nel 1995 e che presiedo, i quali hanno prestato il materiale alla mostra, eccovi dunque una buona sequenza riassuntiva di una serie di punti forti che ho individuato e messo in luce allo scopo di favorire la comprensione e di suscitare l'attenzione nei confronti di una regione ancora poco nota, molto poetica nei suoi spazi liberi e nelle tracce architettoniche della sua passata civiltà, ancora segreta in taluni suoi specifici filoni, spesso a sorpresa. Godetevi lo spettacolo. Buona visione. Poiché le cartoline sono del primo Novecento, come sappiamo l'Abruzzo e il Molise erano un'unica regione, quindi avremo tutte queste cartoline, specialmente queste del primo quadro della mostra, che fanno vedere appunto una regione unica. Leggiamo la prima didascalia. Mi accontento di una semplice cartolina 1928 indirizzata al fotografo molisano Dante Chiodini, via Vittorio Veneto 32, Campobasso. Questa è una cartolina molto piacevole, molto insolita, rara, ed è stata utilizzata anche nella copertina del catalogo, che è un catalogo piccolo ma sentito, scritto appunto da Nicoletta Pietravalle, curatrice della mostra, e anche prefato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali Giovanna Melandri, dal Presidente della Regione Molise Marcello Veneziale e dall'Assessore alla Cultura Provincia di Campobasso Angela Di Niro. Continuiamo con la cartolina numero 2, cioè la seconda, quella sotto al calamaio, e saluti affettuosi da Aquila. E appunto la didascalia dice: all'epoca Abruzzo e Molise costituivano un'unica regione, qui riprodotta nella cartina. Ultima terza cartolina del pannello è Abruzzo e Molise, Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso. La cartolina postale, ideata da Furlanetto, che era una firma nota dell'epoca, include lo stemma turrito del capoluogo molisano. Campobasso, capoluogo del Molise, dà il via ai pannelli che riguardano città e paesi del Molise, di cui ci sono oggetti esposti nella mostra in quanto abbiamo soci in queste città e paesi del Molise. paese con le loro case, da cui vengono appunto oggetti e cimeli. E qui abbiamo Campobasso 1904, abbiamo una cartolina storica con cui abbiamo fatto anche il manifesto, che è di Alfredo Trombetta, e raffigura così in maniera un po' fantasiosa Nicola di Monforte, conte di Campobasso, che batté moneta appunto nel 400, quindi ha delle bellissime monete con la pianta del castello Monforte appunto di Campobasso. Andiamo avanti con i paesi del Molise, che è il titolo di vari pannelli, e appunto cominciamo in ordine alfabetico, quindi abbiamo Agnone, abbiamo cartoline molto rare che riguardano la fonderia di Campane, Pontificia Marinelli, e abbiamo anche uno scorcio di Agnone della strada di circonvallazione, come era una volta, ma è ancora riconoscibile, naturalmente ben sistemata, però è sempre quella, quindi è stata conservata. Baranello ha prestato alla mostra degli splendidi costumi, che poi appunto vedremo nelle sale dei costumi, e qui c'è anche l'edificio che oggi da parecchi anni ospita la collezione Barone, ed è il museo civico di Baranello, appunto per la donazione di questo architetto benemerito che era nato a Baranello. Poi abbiamo Campo di Pietra. Per la verità Campo di Pietra sono le cartoline 13B, 13C che sono le più moderne, in quanto incredibilmente non abbiamo potuto reperire cartoline più antiche, sono degli anni probabilmente 50 di Campo di Pietra, ma ci interessavano in quanto, come poi vedremo in un'altra sala, ci sono dei documenti importanti che vengono da una famiglia di Campo di Pietra. Macchia Godena, come sappiamo, ha anche un bel castello, quindi qui abbiamo poi nella sala dei documenti che vengono appunto dal castello e anche da una casa antica di Macchia Godena, quindi abbiamo fatto un pannello tutto dedicato a Macchia Godena, singolare perché ci sono due cartoline appunto vecchie che hanno una diversa colorazione originale, e appunto che qui si vede riprodotta anche degli ingrandimenti, perché ogni pannello ha le cartoline in originale, le didascalie che riguardano il paese, spesso riportano ciò che c'è scritto dietro la cartolina qualora sia interessante, e anche appunto immagini diciamo un po' particolari, ecco, che meritava che fossero ingrandite. Qui c'è un piccolo omaggio ad Antonio Di Pietro, perché a Montenero di Bisaccia non abbiamo soci iscritti all'associazione per ora, speriamo di averli in seguito, ma io possedevo nella mia casa di Salcito una bella medaglia che poi vedremo esposta in altra sala, con la Madonna del Santuario di Bisaccia e con la scritta "Omaggio ai benefattori del Santuario di Bisaccia 1899", così che abbiamo considerato di avere, sia pure diciamo per vie traverse, un oggetto che viene da Montenero di Bisaccia, abbiamo messo le cartoline del paese. E anche questa banda musicale che arriva poi dalla Germania, quindi un fatto abbastanza insolito per quell'epoca, perché siamo al 1900 esatto. Nello stesso pannello abbiamo Monteroduni, il castello di Monteroduni, e il principe Giovanni Pignatelli di Monteroduni ci ha prestato del bellissimo materiale storico che poi vedremo di là, e anche due splendidi vasi che erano appunto nel castello. Pescolanciano, anche qui i proprietari del castello, che sono parecchi della stessa famiglia ducale, d'Alessandro, ci hanno prestato del materiale che poi vedremo, quindi qui figura il castello in una cartolina del 1906, che è una cartolina un po' eccezionale in quanto è indirizzata a Sua Eccellenza il Duca di Pescolanciano, come c'è scritto sul retro, dal figlio Fabio, appunto 1906. Scendiamo poi su Pozzilli e Riccia, anche qui abbiamo oggetti, e quindi appunto abbiamo tenuto a mettere le vecchie immagini che sono sempre 1910, 1907 e 1905. Salcito nel primo Novecento, in fondo 1918, ancora era distinguibile sulla rocca, sull'Arce di Salcito, il Palazzo Caracciolo di Torchiarolo, e la chiesa iniziata nel 1825 è rimasta incompiuta. E anche poi c'è un'altra immagine che riguarda momento in cui si facevano le strade entro Salcito, ossia diciamo sistemavano in maniera migliore, più adeguata ai tempi, e naturalmente la piazza è intitolata a Michele Pietrabata, dove è tuttora deputato molisano illustre, e che ha il monumento anche sulla piazza, e sì, c'è ancora la sua casa, per quanto uscita dalla famiglia purtroppo, che speriamo di recuperare con il comune, e per fare una biblioteca, un centro di cultura. E c'è anche la mia casa, che chiamano il Museo di Salcito, ma forse impropriamente, perché come diceva Vittorio Sgarbi contiene delle cose abbastanza semplici, però diciamo testimonianze del Molise e della storia del Molise. Trivento abbiamo un'importante cartolina che rappresenta anche il seminario vescovile, luogo di consultazione, di studio, di devozione, e quindi un luogo importante. E dal Palazzo Vescovile di Trivento viene alla mostra un bell'oggetto che è una ceramica molto originale, fatta sicuramente sul posto nella seconda metà dell'Ottocento, e molto diciamo spontanea, quindi l'interpretazione della Santissima Trinità in una maniera rustica che è molto piacevole anche da vedere. Da Venafro arriva la mostra, lo vedremo poi, una tavola apparecchiata dai Marchesi del Prete, e qui vediamo uno scorcio del paese com'era nel 1928. Anche la cartolina appunto è indirizzata al signor Alessandro del Prete quando studiava, era ragazzo, al convitto Bontano alla Conocchia di Napoli. Termoli è illustrata da 5 splendide cartoline molto rare, con questa colorazione in originale, questa specie di azzurro, che sono del primo Novecento, 1908-1910, e quella del porto in grigio. Il porto era in costruzione, oggi Termoli è cambiata parecchio, anche se aspira ad essere sempre un bel luogo del Molise. I costumi molisani dal vivo, ripresi per le strade di città e paesi. La prima cartolina riguarda Isernia, nel 1926, e si vede benissimo una donna che cammina e è vestita in costume, va per i fatti suoi e portava il costume addosso normalmente. E quella sotto di cartolina rappresenta Agnone, un punto di Agnone dove ci sono le persone raggruppate con i mantelli, con i costumi antichi. E la terza cartolina del pannello e Bagnoli del Trigno. Nella sala dell'esposizione abbiamo esposto questo costume in originale, prestato da una gentile signora di Bagnoli del Trigno, che ringraziamo perché non è socia ma è stata comprensiva delle nostre necessità e ha partecipato. Continuano i costumi molisani ripresi dal vivo per le strade, e qui abbiamo Riccia nel 1908 con questo gruppo di persone che camminano in Corso Filangieri e la donna con il cesto in testa tranquilla per la sua strada, una bella immagine di lavoro e di partecipazione alla vita. E poi ci sono Casa Calenda, Castelmauro, con gente tra cui è mischiata donne e uomini in costume che vanno alla fontana, che fanno i loro lavori appunto abbigliati come all'epoca era giusto abbigliarsi da parte di queste classi. Qui cominciano i costumi femminili e i costumi maschili ripresi in posa davanti al fotografo, quindi le persone sanno di essere riprese, vogliono essere riprese, devono mandare una cartolina con la loro immagine a qualcuno. E quindi nasce l'immagine ordinata, voluta. Paranello 1940, la prima è un convegno nuziale, una fotografia molto rara prestata al professor Giovanni Di Risio, che è di Paranello e che appunto cura anche cose diciamo di ricerca, attività di ricerca anche folclorica e per il suo paese. Oltre al convegno nuziale abbiamo anche altri aspetti, diciamo gruppi, vedete un gruppo di persone in costume, uomini e donne, dislocati su una costa di monte, e poi questa bellissima immagine che esiste in varie versioni che io ho, perché appunto la maggior parte di queste cartoline vengono dalla mia collezione e questa donna con i gioielli così ben fatti, così colorati, appunto è un'altra delle opere di Alfredo Trombetta, che colorava appunto a mano con particolari tecniche le fotografie che realizzava e ne faceva anche poi in alcuni casi le cartoline. Questa versione è quella appunto con i rossi, è molto bella e l'abbiamo scelta e messa in evidenza in quanto nella sala dei costumi ci sono ben 3 costumi originali, autentici del primo Novecento di Baranello, in cui si vedono quelle strisce colorate che appunto denotano la donna sposata, fidanzata o nubile e cambiano appunto di colore anche per questo. Continuando con i costumi femminili e maschili in posa, vediamo Boiano, vediamo Cerro al Volturno, vediamo Cerce Maggiore. Boiano è il famoso costume, naturalmente con quella bellissima ala bianca sulla testa, e poi abbiamo quello di Cerro al Volturno. Questo è molto interessante perché queste 4 persone sono riconoscibili, appunto ancora si sa a quale famiglia appartengono, la gente di Cerro lo ricorda. Il costume di Cerce Maggiore, che allora era provincia di Benevento, è molto tipico e rappresenta appunto anche delle origini bulgare in quella lavorazione particolare del grembiule. Continuiamo con Frusolone e il suo splendido costume. Qui abbiamo una didascalia che dice sul retro della cartolina è scritto ridente cittadina dell'Alto Molise, stazione climatica estiva e invernale, escursioni, boschi, prati, monti, laghi, sorgenti, grotte, vedute panoramiche, ricoveri montani, campi pesciatori eccetera. Quindi era una cartolina estremamente